Penso che lo potremmo vedere se si vede regolare. Ok, diamo il tempo. Perfetto, siamo in diretta. Sì. Ciao a tutti. No, toglilo. Ciao a tutti. Allora, eccoci. è un piacere essere qui con voi questa sera. Volevamo condividere due cose. Prima di tutto, volevamo ringraziarvi per il centinaio di auguri che sono arrivati per il nostro anniversario. Quindi, a nome di entrambi, grazie, grazie, Assolutamente. grazie. Grazie mille. Allora, oggi non solo è il nostro anniversario, ma facciamo la bellezza di 7 anni. 7 è il numero della completezza. Wow. Della perfezione, della completezza. Quindi siamo molto contenti. Grazie, grazie per i continui auguri, grazie, grazie. Siamo veramente commossi dal vostro amore, anche tramite i social, è bello vedere queste cose. Allora, oltre a ringraziarvi dei vostri auguri e spendere alcune parole con voi, ci tenevamo a comunicarvi qualcosa di importante. Come avrete visto anche dalle pagine Facebook, abbiamo... Qui devi controllare, guardare, che è la Ah, telecamera già. qua. Abbiamo organizzato, quindi con l'occasione del nostro anniversario, volevamo comunicarvi questo. Grazie, Christian. Grazie. Con l'occasione del nostro anniversario, volevamo assolutamente annunciarvi, diciamo, questa nuova iniziativa che facciamo attraverso il Ministero Siloe, che è la nostra chiesa di appartenenza. Abbiamo avuto in cuore in questo tempo proprio perché sappiamo che il matrimonio è minato, giusto? Molto È minato. attaccato. Allora, dillo tu cosa dobbiamo fare. No, abbiamo pensato di fare un seminario, diciamo così. Il 31 marzo incominceremo a fare questo seminario ogni 3 mesi, quindi proprio rivolto alle coppie sposate o a fidanzati che sono in procinto di sposarsi. Quindi tratteremo dei punti molto importanti, tra i quali che cos'è l'amore. Perché molte volte uno pensa che l'amore è un sentimento, invece no. No, cari, l'amore non è un sentimento, ma è una scelta. E noi questa scelta e questo impegno che abbiamo preso col nostro coniuge dobbiamo portarla avanti. Abbiamo un impegno, l'abbiamo preso davanti a Dio, però molto spesso, tutti i giorni non è facile. Perché c'è il lavoro, ci sono gli impegni, quindi a volte le priorità, a volte non dedichiamo il giusto tempo al nostro coniuge, no? E quindi dobbiamo ristabilire alcuni punti, quindi come vediamo il nostro coniuge, anche questo è uno dei punti che tratteremo, quindi ristabilire la figura del nostro coniuge nella nostra vita, come lo vediamo, che importanza ha per noi, che cos'è l'amore. E poi tratteremo anche un punto molto speciale Preparatevi, perché questo è il più bello. che è ta-da-da-da. Concluderemo, perché avremo 3 sessioni questo primo mese. Come ha detto Elisa, lo faremo ogni 2 o 3 mesi. Ci sarà questo appuntamento, diciamo, per coppie, dove avremo 2 o 3 sessioni a volta. E questo mese concluderemo queste 3 sessioni di seminario. Le concluderemo con un messaggio dal titolo 5 motivi, ognuno dica 5 motivi, Cinque motivi. per cui Dio ha creato il sesso. Sì, si parla di Wow! sesso! Meraviglioso! Il sesso all'interno del matrimonio è qualcosa di speciale che si è vissuto veramente nella rivelazione di Dio, ci porta un grande beneficio. Non è da sottovalutare.
È una bella ciliegina sulla torta del matrimonio, ha Assolutamente detto sì. qualcuno, ma noi crediamo che se non parliamo di questo nella chiesa, qualcun altro ne parlerà al posto nostro. Quindi io credo che sia importante affrontare anche questi temi che sono normalissimi, non possono parlare di tabù, ok? Quanti cuori! Ci state bombardando di cuori, grazie. Quindi crediamo che siano cose importanti. Poi a breve faremo un seminario per giovani, sempre per parlare Sì. sulla tematica del sesso, però non voglio fare troppe pubblicità, una cosa per volta. Oh, calma. Quindi il titolo di questa serie di seminari che faremo proprio per curare la coppia sarà Un matrimonio da Dio. Perché se è vero che non esiste un matrimonio perfetto, esiste sicuramente un matrimonio che può essere da Dio e con Dio. Quindi Wow. la cosa importante sarà questa. Tratteremo queste cose e la cosa ancora particolare, che non sarà solo qualcosa di teorico, ci sarà anche ministrazione sulle persone e una condivisione. Faremo un'attivazione, tipo Sì. A ci metteremo seduti a come si dice, a tavola cerchio, rotonda, sì. tipo, no? A cerchio. Dove faremo delle domande, dove ognuno dirà la sua esperienza, condivisione, confronto. Sarà molto Sì. bello per passare la parte, diciamo, da Pratica. teoria a pratica. Pratica. Infatti, penso che alcune volte faremo anche dei gruppi dove ci saranno Grande Mauro. Ciao Mauro. Tipo delle cellule con solo uomini e una parte solo donne, quindi ci confronteremo e poi si farà un lavoro di gruppo, Dove potremo tutti finalmente insieme. sfogarci e lamentarci su tutto quello che non va sulle nostre Sulle mogli. frustrazioni che questi mariti ci danno. No, scherzo. No, sto scherzando. E poi come concluderemo il tutto, sempre solo tra coppie? Sì, e poi andremo a mangiare fuori qualcosa tutti insieme, quindi una cena, una pizza, vediamo un po' sul momento, però sarebbe bello anche spendere proprio il tempo insieme andando a mangiare fuori qualcosa. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, contattateci in modo che possiamo sapere le presenze, quanti siete. Vi Per prenotare anche la aspettiamo, pizzeria, quindi. sì, vi aspettiamo numerosi e soprattutto venite a ricevere benedizione da questo seminario e da quello che Dio vuole fare nella nostra vita, perché crediamo che Dio sta restaurando i matrimoni. Sì, Dio e Dio ci chiama a vuole fare questo. restaurare i matrimoni perché Dio è interessato alla famiglia più di quanto lo siamo noi. Sì, i nostri genitori spirituali ci hanno sempre insegnato questo, che una famiglia. Una chiesa forte è composta da famiglie forti. E quindi noi dobbiamo lavorare appunto sulla famiglia, sulla relazione di coppia. Se c'è relazione, scrivevo questo sull'articolo di presentazione, dove c'è relazione, una vera relazione, una relazione dove nomina Cristo, c'è automaticamente la rivelazione della grazia. Perché la grazia è venuta per portare relazione tra Dio e l'uomo. E a volte non viviamo nella grazia il matrimonio, lo viviamo a volte nella Vero, legge, lo viviamo a volte nell'accusa vero. reciproca, nel portare. A volte il matrimonio è la croce da portare. Ma no, il matrimonio è una gioia, il matrimonio non è perfetto. In questi 7 anni Assolutamente. abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo Certo. sopportati a vicenda e Anche tutto il perché resto. i caratteri all'inizio quando ci Sta si cambiando sposa, discorso. i caratteri vanno affinati, ci sono dei cambiamenti da fare, quindi il matrimonio non è soltanto ricevere, ma è anche saper dare. Imparare a saper dare al proprio coniuge, al proprio compagno, amore. E Gesù ci insegna tutto questo. Quindi senza dovere, ma con un'attitudine di amore, che non è fatica, non è dovere, non è un peso, ma è amore. E c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Come disse anche il pugile. Basta con questa battuta, basta, basta. Però vabbè, funziona sempre. Comunque, quindi crediamo in questo, dobbiamo veramente rendere saldi il valore del matrimonio e renderlo entusiasmante. Il matrimonio è entusiasmante.